Ciao e benvenuto in questo video dedicato alla tonificazione total body, quindi di tutto il corpo, è adatto a persone che hanno un livello di allenamento medio e sarà un allenamento di media alta intensità. Faremo un po' di riscaldamento, poi una fase centrale e poi il defaticamento e tutto sotto la mezz'ora. Pronto per partire? Segui quello che faccio io, 6 minuti di riscaldamento. Cominciamo con lo skip e mi raccomando, quando entreremo nella fase centrale può darsi che tu non arriverai a fare tutto il tempo, per tutto il tempo l'esercizio che farò io, ti fermi un attimo, qualche secondo e poi riparti. Non si fermerà mai l'allenamento, sono allenamenti ad alta intensità, con comunque un buon consumo calorico, un'alta frequenza cardiaca e l'obiettivo è, mi raccomando, dare il meglio. Comincia a respirare profondamente. Bene così. Ricordo che il riscaldamento serve per prepararti alla fase centrale già con la temperatura corporea alta, avere rotto il fiato si dice in gergo, essere pronta, tutto il sistema pronto per un allenamento ad alta intensità. Ok, braccia in avanti come se dovessi tenerti a qualcosa, gambe per fuori, quindi bene stabilizzati gli addominali. E blocca il busto, come se fossero due parti completamente diverse. Blocca il busto lì, andando a attivare gli addominali e le gambe servono per destabilizzare il busto. E così. Come ti dicevo prima, ci saranno dei momenti in cui il bruciore muscolare, la fatica si farà sentire. Tu vai al massimo, se proprio non riesci ti fermi, qualche secondo per poi ripartire. E ti ricordo, questo non è adatto ad una principiante, è adatto a una persona che ha già un livello medio di allenamento. Respira profondamente, bene così. Ok, adesso fai finta di saltare la corda. Respira sempre profondamente. Salta, salta, salta. Usa bene i piedi e respira profondamente. Fai il pieno d'ossigeno, ti servirà dopo. Brava così. Ok, adesso skip. Quindi corsa ginocchia alta con pugni in avanti. In questo modo. Tieni il piede sotto, bene il ginocchio. Pugni, pugni, pugni. Brava così. E siamo a metà del riscaldamento. Ricordati che è una parte integrante insieme al defaticamento dell'allenamento. Serve per arrivare bene alla fase centrale. Quindi farlo sempre. Ok, bene così, adesso qualche secondo di jumping jacks, apri, chiudi, apri, chiudi, respiro sempre profondo. Brava così, e ancora 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e stop. Adesso un po' di saltellini in avanti facendo delle circonduzioni delle braccia, visto da di fianco è così, gli addominali sono in tensione posturale, il busto, il corpo è sempre sul bacino, in avanti col busto, bene così, ancora 2 minuti di riscaldamento. Brava, usa bene piedi, muscoli dei piedi, circonduzione delle spalle, braccia tese, scapole chiuse, respiro profondo. Ok, adesso corsetta sul posto, coi piedi vanno dietro, a differenza dello skip che andavano poi sotto le ginocchia. Senti la temperatura che aumenta, la richiesta di ossigeno aumenta, normale, parte del gioco.
Ok, adesso torsione del busto. Sali con la gamba dritta, fletti bene. L'anca, torsione del busto. Il busto va verso la coscia, in un punto fisso davanti a te. Lo sguardo e il busto gira. Ultimi 40 secondi di riscaldamento, poi cominciamo a faticare seriamente. Così. Non so da te, ma qua, adesso oggi è estate, un bel caldo umido, ho cominciato già a sudare copiosamente. Bravo, così. Ancora 5, 4, 3, 2, 1 e stop. Adesso affondi avanti e indietro per un minuto per gamba. Le mani le tieni dove vuoi, sui fianchi, in avanti, come vuoi. Affondo con la gamba, non è importante quale, tanto poi cambiamo. E indietro per un minuto, affondo avanti, sfiori col ginocchio, dietro. Guarda un punto fermo davanti a te per l'equilibrio. Tensione dei muscoli addominali. Bene. Ogni esercizio lo faremo per un minuto, senza nessun tempo di recupero. Tra un esercizio e l'altro, e faremo 5 giri di 5 esercizi. Che vedrai adesso, questo è il numero 1. E così carica sempre il peso sul tallone, in modo da andare a sentire i glutei, la parte posteriore della coscia, e caricare il meno possibile i quadricipiti. L'ultimo, dietro e stop. Cambio gamba, via, avanti con l'altra gamba, e dietro, equilibrio. Cominciano ad attaccarsi le braghe alle cosce per il sudore. Le mani, ripeto, le tieni dove vuoi per l'equilibrio. L'equilibrio parte dagli addominali. Oddio, ho perso. Distratto. Ancora 30 secondi. Mi duro. Arrivata un po' d'arietta, fantastico. 10 secondi, l'ultimo, dietro, su e stop, a terra, sdraiata, addominali retti e obliqui. Ok, sali col busto il più possibile. Adesso vai a cercare con la mano la punta dei piedi, inclinazione laterale, risucchio l'ombelico. Parte lombare della schiena, viene a contatto col terreno. Respiro sempre profondo. Devi sentire bene sia gli obliqui che i retti. Su bene col busto. Prova così ancora 15 secondi. Quattro, tre, due, uno, in piedi. Adesso burpees con mountain climbers, è una combinazione. Giù, sei mountain climbers, 1 2 3 4 5 6, su. Ok, indietro, 1 2 3 4 5 6, su, indietro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bam, su, dietro ancora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, su, prova così ancora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, su, questo è tosto, indietro, 1,
2, 3, 4, 5, 6, su, l'ultimo, dietro, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e su, bravissima. Adesso catene crociate con flesso e tensione nell'anca, giù, carponi, gamba tesa, braccio controlaterale teso, fletti ed estendi, controlla con gli addominali. Brava così, dentro la pancia, sul braccio, il braccio lo puoi tenere in avanti così o dietro, mi raccomando, se non ce la fai ti fermi qualche secondo, poi riparti. Mamma mia, qua c'è un umido pazzesco. Ancora due, l'ultimo e stop, cambio, gamba tesa, braccio teso, via, fletti e stendi. Quando estendi mi raccomando contrai il gluteo volontariamente, dentro la pancia, gamba e braccio sullo stesso piano, mano sotto la spalla, ginocchio sotto l'anca, braccio lo puoi mettere fuori, ancora 30 secondi, ancora 10 secondi, l'ultimo. Ok, adesso push ups, quindi piegamenti sulle braccia, vedi tu se proprio sulla punta dei piedi e sulle mani oppure sulle ginocchia, giù, sfiora, sali, sfiora, sali, se non ce la fai sulle punte dei piedi semplicemente poggi le ginocchia e lo fai sulle ginocchia, valuta tu, oppure ne fai un po', ti fermi e poi riparti. 30 secondi, sfiora col petto e su, sfiora col petto, su, l'ultima ed è fine primo giro. Ok, in piedi, si parte da capo, secondo giro, profondo in avanti, così, respiro profondo e le braghe sempre appiccicate, giù, sali verso l'alto come se qualcuno tirasse per le spalle, lenta, sotto controllo, non c'è fretta, wow. E stop, cambio gamba, questo gioco, in avanti, indietro, se fai fatica a tenere l'equilibrio fai un piccolo passo in mezzo, ti sposti, passo in mezzo per l'equilibrio e ti sposti, ricordati che l'equilibrio parte dagli addominali. Così.
dietro e stop a terra, reazioni laterali su col busto e poi inclina destra sinistra, più sali col busto che diventa impegnativo. Respiro profondo, poi ci saranno i burpees con un tail climber in mezzo. Così. Ora 3, 2, 1 e stop. Partiamo da giù, dato che siamo già lì. Mountain climbers. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E su. Di nuovo giù, dietro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Su. Dietro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Su. Dietro. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Su. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Su. E ultimo. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Su. Bravissima. A terra, che te ne crociate. Lo faccio vedere da questa prospettiva. Gamba tesa. Braccio in avanti. Fletti e stendi. Se il braccio non riesci a tenerlo lì, lo tieni per fuori. Brava così. Avanti. Ancora 4, 3, 2, ultima e stop. Cambio gamba, adesso gioco. Attesa, per fuori. Via, fletti e stendi, tieni sempre gli addominali in tensione posturale. Andava così. Spingi. Contrai volontariamente il gluteo. Venticinque secondi. Suda nel frattempo copiosamente, direbbe un mio amico. Tre, due, uno e stop. Ok, più push up, piegamenti sulle braccia, pronta per partire. Andiamo. Lenta, sfiora, e sali senza fretta. Se non ce la fai, appoggi le ginocchia a terra.
ultime due, ultima. Ok, adesso pronta, alzarti in piedi, terzo ed ultimo giro, uno in avanti e uno indietro, non importa con quale gamba inizi, tanto poi cambiamo. Appiccica, questa volta cambio braghe, respira profondamente. Equilibrio. Ultimo, avanti, un indietro. Wow, cambio gamba. Avanti, indietro. Bravo così, dai che andiamo che l'ultimo giro. Ultimi due. Brava. Ultimo, avanti. Dietro. E stop, a terra. Su col busto e via, inclinazioni laterali, respira profondamente, recupera. Venti secondi! Inchina, inchina, sali col busto, altrimenti inutile. Metti un giochino. 5, 4, 3, 2, 1 e stop. Recuperi un attimo, poi in piedi. Vai, burpees. Via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, indietro, su, alzi, indietro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, indietro, alzi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, su, 1, 2, 3, 4, 5, 6, su, 1, 2, 3, 4, 5, 6, su, l'ultimo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, su, e stop, a terra, catene crociate, braccio per fuori o tesa, o teso in avanti, vedi tu, retti ed estendi. C'è veramente il 100% di umidità, sembra di essere ai tropici. Dai, tieni duro che ormai siamo alla fine. Dai, tieni duro, ultimi 4, ultimi 3, 2, 1,
e stop, cambio, via, ginocchio sotto l'anca, mano sotto la spalla, veramente fatica a parlare, tremendo, aria tensa. Fa male il braccio, appoggi un attimo, poi riparti. Quattro, tre, due, uno e stop. Bravissima. Adesso push up, praticamente sulle braccia, mi appoggio sulle ginocchia, così è più facile. O altrimenti sulle punte dei piedi, vedi tu. Ultime due, ultima, wow, stop, bravissima, tosto, soprattutto con questa umidità, respira, rilassati un attimo, fatica, mi libero un po' del prato, respira profondamente, se ti serve stai un po' seduta, recupera con la frequenza cardiaca. Wow. Molto bene. Adesso un po' di stretching. Quadricipite. Se fai fatica a tenere l'equilibrio, ti appoggi a qualcosa. Wow. Avvicina bene entrambe le ginocchia. E giù, cambio. Dall'altra parte. Oh. Su. Respira lentamente e profondamente. Recupera. Non so per te, ma per me è stata dura oggi. Veramente molto molto umido e il caldo, l'umidità cambia tantissimo la percezione dello sforzo, manca l'ossigeno. E stop, gambe divaricate, vai giù fino a sentire tensione dietro le cosce e un po' anche nell'interno coscia. Vai giù più possibile. Io faccio quello che riesco, tu anche, mai percepire dolore, sono sensazioni di tensione che dopo 25-30 secondi dovrebbe passare. Wow, giù bene col busto.
ancora 20 secondi, se riesci allarghi ancora un po' più le gambe, vai ancora un po' più giù, senza mai sentire dolore. Ok, ora porta le mani un po' avanti, piega le ginocchia, cammina, punta, tacco, punta, tacco, così, gambe unite, ginocchia piegate. Adesso ti srotoli lentamente, mi raccomando, occhio alla pressione. Se ti gira la testa puoi sederti tranquillamente, oppure fermarti e aspettare che il sangue arrivi al cervello. Ok, ottimo allenamento. Bravissima, e come sempre ci vediamo al prossimo video. Ciao e grazie di essere stata qui con me oggi. Wow, oggi veramente durissima. Ciao, sono Marco Caggiati e se ti è piaciuto questo video ti consiglio di fare tre cose. Numero 1, iscriviti al canale YouTube in modo da essere aggiornata immediatamente sui nuovi video che pubblico. Numero 2, vai sul sito bellainforma in30minuti.it e scarica i miei video corsi gratuiti pensati appositamente per le donne che vogliono mantenersi in forma anche se hanno poco tempo a disposizione. Ed infine, numero 3, vai sulla pagina Facebook, sempre Bella e in Forma in 30 minuti, dove potrai facilmente entrare in contatto con me e condividere con altre donne come te il tuo interesse per l'alimentazione, l'allenamento e la motivazione.